escavatore cingolato a raggio compatto, che grazie ai 140 quintali di taglia è particolarmente adatto alle imprese di costruzioni italiane. L'HD514 MR7 di Kato Imer si colloca al vertice delle macchine del segmento medio del costruttore nipponico. Le sue capacità operative sono nettamente superiori rispetto a quelle delle macchine del segmento mini. Con l'HD514 in qualche modo ripercorriamo il solco già tracciato con la gamma di mini escavatori commercializzata fino ad oggi. L'escavatore è ben bilanciato in qualsiasi tipo di operazione, malgrado le dimensioni contenute e il raggio di rotazione compatto. I componenti interni sono raggruppati e facili da raggiungere, grazie alle ampie cofanature. La componentistica di matrice europea e giapponese ci dà un'ampia affidabilità in termini qualitativi. Il seggiolino è molto comodo, abbiamo diverse regolazioni, sia per lo schienale, per il peso, è ammortizzato, è un buon seggiolino. I comandi a piede per comandare la trazione sono comodi, ci sono gli appoggia a piedi su comandi ausiliari delle linee, ci abbiamo i poggia bracci che sono molto comodi per il comando dei joystick. I manipolatori si gestiscono bene, il monitor è a vista, molto agibile nei comandi. Facendo un'analisi prodotto mercato tecnologia, è evidente che l'HD514 ha un modello di distribuzione molto simile a quello in uso fino ad oggi per i mini escavatori fino a 85 quintali. Il cliente di riferimento a cui noi puntiamo è lo stesso, la stessa impresa stradale, la stessa impresa dedita alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. I flussi e le pressioni permettono di alimentare le attrezzature più esigenti, come ad esempio pinze e martelli.